Salve a tutti e benvenuti a un nuovo episodio dei Condotti EPS, nella fattispecie per quanto riguarda la rubrica delle porcate della federazione. Se vi sono piaciuti gli episodi precedenti, se io vi consiglio di salire a bordo della nostra USS Relativity, è così da poter essere aggiornate quando altri video saranno pubblicati. Pertanto vi consiglio di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella. Vediamo qual è la porcata di oggi. Oggi vi parlo del 19° episodio della sesta stagione di Deep Space Nine, che in italiano si intitola La coscienza di un ufficiale. In questo episodio il capitano Sisko organizza un piano per portare in guerra i Romulani, poiché la federazione sta passando un brutto periodo, anzi sta per perdere la guerra contro il Dominio e Cardassia. Sisko si era scocciato di appendere ogni venerdì l'elenco dei caduti e dei dispersi causati dal conflitto militare col Dominio, e lui vorrebbe che i Romulani si alleassero con la Federazione e i Klingon. Sisko fa una discussione con Dax, si convince che per poter portare in guerra i Romulani ci vogliono delle prove. Nella fattispecie lui vuole dimostrare ai Romulani che il Dominio sta facendo il doppio gioco, perché è vero che i Romulani hanno stipulato un trattato di non aggressione col Dominio, però Sisko pensa che comunque quando il Dominio avrà terminato con la Federazione attaccherà pure loro. Però tutto questo va dimostrato. E come lo vuole dimostrare? Lo vuole dimostrare contattando Garak, dicendo a Garak se può procurarsi qualcosa da Cardassia, perché Garak, ricordiamolo per chi non lo sapesse, è un cardassiano che si trova su Deep Space Nine dopo che Cardassia si è ritirata dal sistema bejoriano, perché è stato comunque esiliato e si è rintanato, diciamo così, su Deep Space Nine. Ricordiamo che lui era un membro dell'Ordine Ossidiano, ovvero i super servizi segreti dell'Unione Cardassiana. Detto ciò, Garak, titubante, dice: ok, io chiedo a chi di dovere su Cardassia di procurarmi queste informazioni. Nel frattempo cosa succede? Il Dominio attacca e conquista Betazed, e Sisko inizia a fare un po' di fretta a Garak. Nella fattispecie gli dice a che punto siamo. Garak dice: guarda, io ho contattato delle persone, ma sono state tutte immediatamente uccise nel giorno in cui le ho contattate. E in quel momento, diciamo, Sisko si era reso, ma Garak dice: no, guarda, non ti arrendere, la soluzione ce l'ho io. Qual è la soluzione di Garak? La soluzione di Garak è quella di creare un programma olografico in cui si dimostra ai Romulani che il Dominio sta pianificando un attacco contro Cardassia, e tale registrazione olografica verrà messa in quella che Garak chiama una bara optolitrica, che è una bara di memoria di quelle cardassiane in cui i dati possono essere trascritti una sola volta e che non sono reperibili altrove. Garak ha detto: guarda, io già ho degli accordi con qualcuno che mi potrebbe dare una bara optolitrica, e guardi, capitano, è una cosa molto rara, e nel frattempo ho pure trovato chi ci può fare questo programma olografico. Cosicché questo programma verrà poi messo in questa bara optolitrica. Il tizio che deve fare questo programma olografico, Grathor Tolar, un alieno di razza non ben definita, che è tenuto in prigione dai Klingon perché aveva commesso qualcosa, era stato condannato a morte. Il problema è che i Klingon, quando condannano a morte, a quanto pare, non giustiziano subito, ma rimandano di giorno in giorno la loro esecuzione. Sisko dice: ok, devo chiedere l'autorizzazione al comando di flotta, che ottiene. Quindi Sisko ottiene l'autorizzazione del comando di flotta per questa operazione e intercede per Garak Tolar. Questo viene alla stazione, parlano, si accordano. Questo tizio, per un diverbio, ha attentato alla vita di Quark. Siccome Tolar menziona Sisko, Odo chiama Sisko e dice: cosa dobbiamo fare con sto tizio? Sisko spiega la situazione dicendo che lui sta lavorando per una questione ufficiosa
per quanto riguarda la sicurezza della flotta e il suo passaggio non dovrà risultare nei registri ufficiali. Odo gli dice: guarda, io sono d'accordo, però se Quark lo vorrà denunciare, io non potrò far altro che metterlo agli arresti. E allora Quark è un Ferenghi e quindi Sisko trova un accordo economico. E qui Quark gira il coltello nella piaga. Quark dice che Sisko, così facendo, gli ha dato fiducia nella 98esima regola dell'acquisizione: ogni uomo ha il suo prezzo, e c'ha pure ragione. Sisko è tormentato per questa cosa, perché praticamente deve fare un complotto affinché uno stato che comunque per secoli sono stati nemici, però lui sostiene in soldoni il senso di questo episodio, che il fine giustifica i mezzi. Allora cosa succede? Ancora c'è da procurarsi la bara optolitrica. La bara optolitrica ce l'ha un signore non ben definito, sicuramente cardassiano, e la darebbe in cambio con del gel biomimetico. Ora, praticamente il gel biomimetico si evince in questo episodio che è una sostanza che viene tenuta a stretto controllo dalla Federazione, perché può essere utilizzata per creare armi biogeniche o esperimenti di replicazione. Si accordano sulla quantità e Sisko chiede a Julian Bashir mettere in stiva di carico circa un'ottantina di litri di questo gel biomimetico. Julian Bashir dice che non lo può fare. Sisko dice: questo non è una richiesta ma è un ordine, me lo devi far trovare qua a quest'ora. E Julian Bashir dice: ok, mettimi l'ordine per iscritto. Glielo fa avere per iscritto e Julian Bashir dice: guarda, sappi che io lo farò perché me l'hai ordinato, ma protesterò ufficialmente. E Sisko dice: fai come ti pare, perché tanto Sisko hai ottenuto l'approvazione dal comando di flotta, quindi lo poteva fare. Quindi abbiamo da un lato il tizio che fa il programma olografico, da un altro lato abbiamo la barra optolitrica dove caricare questo programma. Adesso manca come consegnare questo artefatto ai Romulani. Garak dice a Sisko che il senatore Vrinak, che andava a una conferenza diplomatica appunto col Dominio, poteva essere persuaso a visitare Deep Space Nine se il comandante lo avesse invitato. Il senatore Vrinak viene in totale segreto. Sisko lo fa venire, gli fa vedere la barra optolitrica. Il senatore Vrinak fa analizzare e in realtà scopre che è un falso. Il senatore parte con la barra optolitrica in mano e se ne va. Nel frattempo cosa succede? Che l'astronave del senatore Vrinak esplode e Sisko fa 1+1. Perché praticamente si vede in un passaggio, Garak dice che di voler andare a spiare la navetta del senatore per trovare alcune informazioni, bla bla bla, ma in realtà aveva installato una bomba. Bomba che ha funzionato e quindi il senatore Vrinak è morto. Sisko impazzisce, va nel negozio di Garak e lo riempie con un paio di pugni. Gli dà un paio di cazzotti e praticamente Garak dice: aspetta, fammi parlare. Si giustifica dopo che comunque ha preso un paio di cazzotti in faccia, dicendo che io non mi fidavo di Tollar, che avrebbe fatto un buon lavoro, però facendo scoppiare l'astronave, quando la trascinare investigherà, troverà la bara optolitrica e non riterrà più che quella sia un falso, poiché tutti i difetti che quella bara potrebbe avere potrebbero essere stati causati dall'esplosione. E così i Romulani saranno indotti a pensare che il loro senatore sia stato assassinato dal Dominio, perché appunto aveva trovato questa informazione durante un incontro diplomatico. E Sisko gli dice: Tollar? Tollar fa capire che anche lui se ne sia andato. Cioè, se ne andando intendo, insomma, va. Riassumiamo. Praticamente, Sisko porta in guerra i Romulani, così. Sì, li porta in guerra per un motivo, per difendere la Federazione, ma con l'inganno. E la flotta stellare lo ha provato. Cosa ne pensi? Interessante. Sì. Anche questo è un episodio agghiacciante. Se vi è piaciuto il video, salite a bordo sulla relazione. Affirmative. Iscrivetevi al canale e ci vediamo col prossimo episodio dei Condotti PS e, nella fattispecie, delle porcate della Federazione.